Sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Siamo in una serata di degustazione di vini abruzzesi. Un parere vostro di Elisa e del Gran Caffè Italia. Elisa è bravissima, fa dei dolci, è uno spettacolo. E non si può rinunciare ai cornetti, alle trecce, a tutta la pasticceria di Elisa, è fenomenale. Elisa è Elisa, è il Grande Italia, è Anzium pratica. I vini sono di un vitigno autoctono, rispolverato per l'occorrenza e diciamo che è poca produzione ma di qualità. E queste sono le famose bombe alla crema di Elisa. Finalmente stasera sono anche con Silvano. Silvano, una bellissima serata di degustazione di vini abruzzesi. E abbiamo pensato che fosse una cosa bella da fare d'estate, ci abbiamo creduto e pensiamo di ripeterla ancora. Questa sera la Fornarina, serata con la Fornarina, questo panettone sotto la neve, raccontaci. No, il panettone classico che facciamo tutto l'anno, che si fa a Natale, per di più per l'estate, lo facciamo sia per quanto riguarda l'albicocca, la marena, frutti del bosco, qualsiasi prodotto che sono del periodo estivo, insomma. Allora, Luciano Ortelli, il Teatro di Passione Sport in estate si sposta in questo bello scenario di mare firmato dal Boca Chica. Abbiamo fatto tanti eventi, abbiamo avuto la modo di collaborare con la WISP, con l'OPES, con tutti gli enti di promozione sportiva, perché noi crediamo, insomma, che lo sport sia una cosa magica. E tu, tra l'altro, grazie per la presenza, ti ritroviamo con piacere, ciao. Ciao, grazie a voi di avermi invitato anche quest'anno. Quest'anno ho portato qui a Lido un po' la rappresentanza di tutti gli sport di combattimento. Dovrebbero arrivare ragazzi del judo, del karate, dell'MMA, del grappling. Pochi elementi, perché lo spazio è quello che è, pochi elementi, ma dovremmo essere un gruppo abbastanza folto, diciamo. E questo è bellissimo. Diciamo che lo sport è comunque un mezzo incredibile, no? Tu hai coronato il sogno di poterlo fare a grandi livelli, hai fatto le Olimpiadi di Los Angeles, hai una medaglia di bronzo, una medaglia d'argento ai Giochi Mediterranei, insomma hai veramente coronato il sogno di dire sì, sono arrivato all'apice e oggi posso tranquillamente esprimermi trasmettendo quello che mi ha insegnato lo sport ai più giovani. Ecco, ripartendo un po' da dietro, cosa provi a ripensare a quei successi, a quei momenti, quell'opportunità di vivere anche il villaggio olimpico? Ma sono ricordi bellissimi, e adesso più che ripensare, oramai sono 30 anni quasi, quindi i ragazzi che sono nati in quel periodo hanno coronato adesso sicuramente questo sogno. Più che altro mi rivolgerei ai giovani, a quelli che possono avere questa possibilità e agli enti di promozione, alle federazioni, a tutti quanti che ci diano una mano perché questa cosa si possa
avverare per tanti ragazzi. La crisi è generale, c'è una grossa crisi anche nello sport, i ragazzi sono costretti ad abbandonare per lavoro, noi siamo sport di nicchia, non girano molti soldi, quindi faccio un appello a chi può darci una mano perché altri ragazzi possano coronare lo stesso sogno che ho avuto l'opportunità di avere, diciamo. Ecco, oggi sei responsabile dello sport di riferimento per il tuo movimento promozionale che è Lopez, fai tante attività, quali sono quelle che vuoi cogliere l'occasione di mettere in rilievo, tenendo presente che tra breve vedremo anche le immagini sopra mentre noi parliamo, perché insomma c'è stata questa bella, noi stiamo registrando, ma tra breve insomma vedremo tante belle cose dedicate alle arti marziali, che poi sono uno di quegli sport onorevoli, perché togliamo pure il preconcetto, insomma rompiamo il preconcetto che non sono sport violenti, sono sport che possono sicuramente servire per la crescita dell'animo e del fisico. No, sicuramente gli sport di combattimenti non sono sport violenti, il confrontarsi, l'uomo si è confrontato dalla nascita, da sempre, per conquistare, per avere, è un modo per rivivere alcune sensazioni. Com'era? Lopez, cosa fate? Cosa vuoi mettere in rilievo oggi a Passione Sport? Adesso io per Lopez sono già dall'altro anno, ero responsabile nazionale per la lotta e il grappling, e da quest'anno, da pochi mesi, mi hanno fatto responsabile regionale per tutti gli sport da combattimento. In risalto logicamente è che quello che ho nel cuore è la lotta olimpica, ma va tutto in risalto, perché poi ognuno ama il proprio sport e sono tutti belli, sono tutti appassionanti, quindi vedremo un po' di tutto oggi. Bene, allora io direi di passare la palla alla regia, poi di riaverla. Quando la riavremo ci racconterai sport per sport durante l'esibizione qualche segreto, quindi lo facciamo diventare anche un momento didattico. Spazio alla regia. È bellissima questa kermesse dedicata alle arti marziali, filmata da Lopez, filmata dal Boca Chica. Questo è il teatro estivo di Passione Sport TV, che insomma l'estate si sposta in questo bello scenario marino, nelle bellezze quindi della natura, e oggi parliamo di arti marziali. Il judo, Alberto Iacomini, sì, della Ronin Latina, maestro, vediamo anche tra l'altro i tuoi ragazzi esibirsi. Sì, è una coppia, sono due ragazzi, due cinture nere. Entrambi quest'anno hanno avuto bellissimi risultati a livello agonistico. Il ragazzo col kimono blu ha fatto secondo a Genova, che è un Grand Prix internazionale dedicato a juniores. L'altro quest'anno ha vinto sia all'Aquila che a Terni il primo posto, altri due trofei internazionali. Quindi sono livelli due ragazzi di caratura internazionale. Senti, il judo, diciamo che insomma, le arti marziali affascinano un po' tutti, e vogliamo dire in particolare del judo, per esempio loro adesso stanno facendo delle cose interessanti, no? Vogliamo spiegarne alcune? Beh, innanzitutto il judo è uno sport olimpico, quindi già questa cosa è importantissima, c'è uno stimolo in più per allenarsi, penso che sia il sogno di tutti vincere le Olimpiadi. I ragazzi adesso stanno provando delle tecniche da fermi, uno studio di tecniche, anche perché senza materassina non è che possono fare più di tanto. Bene, e dallo judo alla lotta libera, abbiamo con noi, vieni un po' più in camera, abbiamo Francesco Romagnoli, vediamo insomma gli amici della lotta libera, e poi insomma la lotta libera è anche la materia che abbiamo trattato prima durante la prefazione della kermesse di oggi, qui firmata nel bello scenario marino del Boca Chica con Luciano Ortelli, perché anche lui è stato un campione di lotta libera. Adesso Francesco Romagnoli, intanto grazie per la presenza, anche tu sei un cultore, sei stato un atleta di lotta libera, abbiamo i due ragazzi, sì, della tua palestra, vogliamo presentarli? Sì, sono Alex Maccotta, il fratello, sono della leva giovanile, si apprestano, anche se sono ormai qualche anno di lotta, a far vedere quello che è il tipo di allenamento. In questo momento stanno lottando, non c'è la possibilità di dare calci o pugni, ma tutte le leve, le proiezioni possono essere tirate. Ecco una proiezione in questo momento e il passaggio dietro. Si perde, come normalmente si sa, con la schiena a terra, perché era
diciamo, nell'antichità considerato un momento di perdita quando con il petto si vedeva il sole, quindi la schiena per terra è il KO. E è stato poi ricodificato nei giochi olimpici da De Coubertin e fu divisa in lotta libera e in lotta greco-romana. In realtà la lotta libera è la lotta più antica, in quanto ci sono tutti gli schemi di attacco e di difesa, perché si può lavorare anche sotto la cintura. De Coubertin, essendo francese, amava la lotta che c'era in Francia e creò lo stile della greco-romana, che in Europa però è molto più sviluppato rispetto alla libera. Senti, a proposito di lotta, attacco, difesa, strategia, quanto è importante quello che fanno questi ragazzi poi nella vita quotidiana? Perché poi tutte le cose dello sport, insomma, soprattutto quelle degli sport di combattimento, delle arti marziali, dove devi mettere tutto te stesso, la psicologia, la forza mentale, la voglia di riuscire, insomma, possono essere utili anche per la vita. Indubbiamente, tra l'altro il cerchio è un momento etico oltre che sportivo, cioè tu ti prepari e vai a lottare con un avversario che segue le tue stesse regole e si è preparato anche lui, puoi vincere, puoi perdere e poi ci potrebbe anche essere una rivincita, quindi ci sono tutte le fasi. La lotta è sempre vista normalmente come uno sport individuale, perché la gara è di tipo individuale, ma per arrivare a quella gara c'è un lavoro di squadra, di equipe, con il proprio compagno di allenamento, di cui si conoscono poi sudando tutti i giorni e menandosi tutti i giorni, lottando tutti i giorni, si conoscono tutti retroscena. Dal punto di vista anche di preparazione atletica, sia nella fase giovanile che poi nella fase agonistica più grandi, i livelli, ovviamente essendo la lotta uno sport olimpico su cui investono degli stati, puoi pensare che le tecniche di allenamento sono all'avanguardia e ancora adesso si studia, perché in una gara di tipo olimpico metà è la tecnica e metà è la parte atletica. Bene, in bocca al lupo, io continuo con Passione Sport questa bella giornata dedicata alle arti marziali. La cestistica basket femminile presente sempre a Passione Sport con questo promo. Vorrei ricordare che per lo sport gli sponsor Presidente d'Asciotti sono importantissimi. Molto importanti per tutto lo sport, non solo per noi. Noi abbiamo come marchio principale Latina Telefonia del dottor Fabio Marcucci, che sta qui a Latina in via Pontini. Poi abbiamo Pet Partner di Massimo Piattella, che sta qui a Latina, un'azienda per accessori e mangimi per animali domestici. Poi abbiamo Ottica Tavoli con negozio a Latina Cisterna, l'Agripontina di Borgo Carso, abbiamo molti altri amici, Latina Beton, la Farmasan. Sicuramente bisogna dare delle basi solide che devono essere costruite sulla parsimonia, sull'oculatezza e sulla progettualità nel medio e lungo termine. Non si può più scherzare, fare i passi più lunghi della propria gamba, e questo è un discorso che ormai da qualche anno la cestistica, in primis il presidente Giorgio Giasciotti, sta mettendo in atto proprio per poter durare nel tempo. Abbiamo abbassato, nel caso specifico nostro della Serie B femminile, i costi della prima squadra e abbiamo puntato tutto sul settore giovanile, potenziando appunto le varie squadre dall'under 14 all'under 19, che devono diventare la fucina per la prima squadra e poi magari lanciare giocatrici nel campo nazionale. Bene, allora abbiamo parlato di judo, di lotta libera, adesso il karate. Maestro Nello Brocani della Essenza di Cori, la cosa che mi viene più spontanea nel frattempo che i tuoi ragazzi si stanno esibendo, che tu adesso presenterai, Essenza, è soltanto il bello, no? L'hai scelto te, suppongo. L'Essenza è nata in questa maniera, ES punti di puntini senza, Essenza, Essenza senza. Bella, bella. È un gioco di parole che vuol dire che nulla esiste se non nella nostra mente. Senti, il karate, come tutti gli sport marziali, hanno un qualcosa di particolare, no? Portano dentro una filosofia sicuramente di grande rilevanza. Secondo noi sì, tu sei un maestro e sei un cultore di questo in senso lato, in senso specifico. Ciò che sono io, neanche io lo so,
ci sono persone che mi vogliono bene e dicono che sono una brava persona. Mia moglie mi ama e dice che sono un bravo marito. Altri che mi odiano dicono che sono uno stronzo. Ciò che sono io non lo so neanche io. Ognuno vede me per quello che vede lui stesso. E quindi nell'arte marziale uno può trovare se stesso? Nelle arti marziali può trovare soltanto l'illuminazione se lo vuole, o la perdita di tempo se lo vuole, o farsi vedere in pigiama bianco con la cintura nera davanti a uno specchio e farsi dire che è un maestro. In realtà è solamente una persona che vuole farsi chiamare maestro. Ognuno ha quello che vuole, quello che si merita. Tu hai fatto questo percorso che ti ha portato poi a fare il maestro, tra l'altro sei stato anche nei posti tipici del mondo delle arti marziali in Oriente. E qual è la cosa che maggiormente ti ha permesso una crescita spirituale? Come Mafalda diceva, fermate il mondo, voglio scendere, non si può. Hai due possibilità, o vivi divertendoti o t'ammazzi. Qual è il problema? Scegli tu, ognuno di noi sceglie la sua vita. Le arti marziali, adesso loro stanno facendo karate e molti... Un tentativo di karate. Loro stanno fingendo di fare karate. Presentali. Sono i miei due allievi. Puoi anche stare qua in telecamera. Lorenzo. Vieni qua davanti alla telecamera, Anello. Lorenzo. No, mettiti qua, sempre a fronte così. Lorenzo. Il bambino più piccolo di 16 anni, anche se è più grosso. Francesco, il mio senpai anziano. Senti, raccontiamo un po' dello sport karate, può essere adatto a tutti, si può iniziare in tenera età, può essere anche, chissà, un'attività da iniziare anche in età tarda, insomma, raccontaci. Il karate può iniziare a qualsiasi età e, come mi dicevano i miei maestri, si finisce il giorno prima di morire, perché è una crescita interiore e spirituale, per cui non è che ci sta un agonismo se non con se stessi, ed è un agonismo molto, è un agonismo selettivo che serve solamente a migliorarsi, punto, non c'è nient'altro. Rompiamo il preconcetto che insomma, le arti marziali sono un momento di violenza sportiva. La violenza esiste quando uno ce l'ha nella mente. Chi non ce l'ha nella mente, qualsiasi cosa è violento. Einstein ha creato l'energia nucleare per il benessere umano e poi l'hanno fatta diventare. Che cosa vuol dire la violenza? La violenza non esiste, la violenza è un'utopia in mano a un uomo, la bontà è un'utopia in mano a un uomo. Qual è il problema? Allora, Alfredo Achilli, raccontiamo un po', ecco, vediamo il tuo sport, guarda sempre la telecamera, non ti preoccupare dei tuoi allievi. Relativamente nuovo, nato ufficialmente negli anni 90, dall'idea di poter far confrontare atleti con diverse estrazioni, quindi di base era il judoka contro il kickboxer, il thai boxer contro il liberista. In brevissimo tempo si è evoluto come uno sport a sé stante in cui si mixano le diverse fasi di combattimento in maniera organica e non più come uno stacco tra le diverse distanze. Infatti, come possiamo notare, adesso i ragazzi seguono una fase che potremmo definire pugilistica, nonostante a un occhio esperto si nota come abbiano una guardia tipicamente proveniente dalla Thai Box e entrino con tecniche sono della libera. Diciamo, fino a pochi anni fa c'era una cesura netta tra i diversi stili. Oggigiorno abbiamo una box adattata alle esigenze delle Mixed Martial Arts, una lotta libera adattata a quelle sono le esigenze specifiche ed una fase a terra che prende le mosse in parte dal Brazilian Jiu-Jitsu. Diciamo, il jiu-jitsu giapponese che era stato importato negli anni 30 dai giapponesi che per motivi storici ci tenevano a emigrare in Brasile, da quello che era il catch can americano, da altri stili di lotta etnici europei, dal sambo russo, alla fine sono adattati anche per quelle che sono le esigenze di colpire. Adesso abbiamo i ragazzi che comunque sono ragazzi giovani, quindi c'è un ulteriore adattamento che è quello dato dalle protezioni. Uno sport è tendenzialmente uno sport che deve essere sicuro per una questione doverosa. Abbiamo ragazzi giovani che non devono farsi male, per cui questo ulteriore adattamento anche su spinta della Federazione Internazionale delle Lotte Associate di far utilizzare quantomeno in fase amatoriale delle protezioni.
Ecco, voi dove operate? Raccontiamo. Operiamo a Terracina e poi abbiamo una in gestione della palestra comunale a San Felice Circeo, dove comunque non facciamo un corso aperto a tutti, ma lo utilizziamo per esigenze specifiche. Boca Chica, l'oasi estiva per tutti i gusti. Arte culinaria prelibata ai sapori di mare. Bar gelateria e un mare di sorprese per l'estate 2013. Stabilimento balneare ed un'equipe per il tuo divertimento. Boca Chica, sport estate per tutti, seconda edizione. Mare, sport e divertimenti. Boca Chica, la tua estate 2013. Latina Lido. Allora, oggi parliamo di grappling, abbiamo visto tante cose in questo momento firmato dal Boca Chica, qui in questo teatro sportivo veramente ad hoc perché è immerso nella natura della Marina Pontina. E abbiamo Andrea Casale che presenta anche... Andrea Casale saresti... Io Freguglio, più Andrea Casale. Ok, perfetto. Andrea Casale e Andrea Freguglio. Partiamo da Andrea Casale, raccontiamo un po' insomma quello che fate in breve. Allora, mi chiamo Andrea Casale, ho 27 anni, alleno una palestra a Sabaudia. Da circa dall'età di 16 anni ho cominciato con lo sport, da combattimento, iniziando col judo, passando per la kick. Ultimamente da circa 3 anni pratico il grappling in una palestra di Borgo Grappa e insegno nella palestra di Sabaudia. Ho raggiunto dei risultati a livello nazionale, e c'è un bel gruppo di ragazzi, è uno sport nuovo, il grappling sarebbe... in sostanza un jiu-jitsu brasiliano senza kimono, un mix di lotta in piedi e lotta a terra e di leve articolari, con quindi finalizzazioni, strangolamenti e prese di posizione a punti. Senti, raccontiamo un po', è un po' la costola di quale sport? Ma grappling, come diceva prima il mio collega Andrea, diciamo deriva direttamente dal jiu-jitsu, solo che si pratica diciamo senza kimono. Questo credo che in origine sia stato dovuto al fatto di disimpegnarsi un po' dal kimono come aspetto marziale e renderlo un po' alla portata di tutti come disciplina, come lotta, insomma. Io sono anch'io, derivo dal judo, ho 30 anni di esperienza giudistica alle spalle con numerosissime gare a livello nazionale. È uno sport, una disciplina da combattimento alla quale sono molto legato e sto cercando di applicarla anch'io da qualche anno, diciamo, a queste altre discipline un po' più recenti, un po' più di moda adesso, tipo l'MMA e tipo grappling, con buoni risultati, se non altro per il fatto insomma che ci sono molti giovani insomma che ormai stanchi dei soliti sport insomma più blasonati, più sentiti, più reclamizzati, insomma praticano questa disciplina che è altamente educativa, poi a seconda anche del maestro che le insegna, insomma. Infatti il proposito credo un po' di tutti sia quello di stemperare un po' la violenza che c'è adesso sulle strade e togliendo un po' la paura a questi ragazzi, perché io credo che la violenza sia dovuta alla paura da affrontare le persone. Vediamo anche dei bimbi, quindi si può fare a tutte le età? A maggior ragione i bimbi, che sono i più giovani, quindi sono più facilmente maleabili. Io dedico particolare attenzione, insomma, educandoli al contatto fisico con i compagni, che non deve essere uno spauracchio come più volte succede, insomma, ma deve essere un momento di aggregazione. Molti pensano che l'arte marziale o diciamo l'MMA o il grappling sia uno sport individuale, invece è uno sport di società, insomma, che si pratica in collettività insieme agli altri ragazzi, insomma, e non è necessariamente violento se non portato all'estremo, insomma. Poi c'è chi si applica su quel tipo di disciplina lì, insomma, all'estremo, che ben venga, insomma, per chi è propenso. Allora, Luciano, siamo in chiusura, una bella giornata dedicata alle arti marziali. Tu sei un po' il precursore qui con Lopez. Cosa vorresti aggiungere in conclusione? Vabbè, aggiungere c'è poco da aggiungere, più che altro vorrei ringraziare tutti i maestri che sono intervenuti e che insieme a me con l'ausilio del Lopez che ci
che ci dà una mano, non so, un augurio per... rifacciamolo da capo. Sì, vai. Vai, lo rifacciamo. Lo rifacciamo. No, prima è andato bene, ora siamo troppi, sei emozionato. Vai, vieni più avanti qua vicino a me. Vieni, no, ti rifaccio la domanda, te la metto in maniera diversa. Bene, siamo Luciano Ortelli, siamo in conclusione, qui abbiamo tutti i maestri che oggi sono esibiti con i propri ragazzi, abbiamo avuto modo quindi di fare un po' di promozione dedicata allo sport e delle arti marziali, il teatro è stato il teatro estivo di passionesport.tv, che è qui il bello scenario del Boca Chica, proprio perché ci fa vivere anche un momento di natura spettacolare come la Marina Pontina. Luciano, è Non sempre si prendono i concetti belli dello sport, in questo caso voi li avete presi e li state applicando sul campo, sulla sfida del campo, no? La squadra è forte quando si è uniti, voi insomma, almeno per quanto concerne il mondo delle arti marziali firmato Opes, vedo che siete una bella squadra. Sì, grazie a tutti i maestri che collaborano con me in questo periodo, siamo riusciti ad organizzare belle manifestazioni che riescono a raggruppare tutti gli sport, come il beach wrestling, che c'è stata una gara poco tempo fa a Sabaudia ed ha avuto molto successo. Abbiamo già organizzato gare di grappling con kimono e senza kimono, in modo da poter far partecipare tutti quanti. Tutti insieme, con spalleggiati da Lopes, vogliamo fare quest'anno per la prima volta dei campionati regionali. Sai che Lopes è molto giovane come ente di promozione, e quindi quest'anno per la prima volta ci dovrebbe essere i campionati regionali di lotta libera, di grappling, di judo, e quindi cerchiamo di far crescere il più possibile questa realtà dell'Agropontino. Bene, io vi faccio i miei migliori auguri, ricordo naturalmente che il programma è un programma che vede anche degli spazi firmati per la ricerca Telethon, e lo sport è un grande veicolo di comunicazione, quando viene utilizzato al meglio a noi ci fa enormemente piacere. Ciao ciao a tutti, naturalmente con Lopes ai prossimi appuntamenti, con Passione Sport TV al prossimo appuntamento settimanale. Ciao, grazie. Caffè di Russo dal 1950. Di giorno, bar tabacchi e ricevitoria con scommesse su avvenimenti sportivi Better. E la sera, un punto di incontro per i giovani della città. American Bar, sala da tè, drink, a Latina. I sapori della pasticceria artigianale, l'oasi della dolcezza, quando l'arte ti regala sapori e profumi. Bar pasticceria gelateria, colazioni con bombe e cornetti caldi, yogurt con frutta fresca e cereali. L'oasi della dolcezza, per un rinfresco per la tua cerimonia. Ordinate anche le torte personalizzate da Rita. L'oasi della dolcezza, per prenotazioni via Leonardo da Vinci a Pontinia.